La legge della giungla regna nelle prigioni brasiliane. A imporla le organizzazioni criminali. L'orrore quotidiano vissuto all'interno del carcere di Pedrinhas, nello stato di Maranhão, è esploso martedì scorso, quando il giornale Il Foglio di San Paolo ha reso pubblico un video con i cadaveri decapitati di 3 detenuti, il cui torso era crivellato di colpi d'arma e bruciature. Il fatto si è consumato lo scorso 17 dicembre in seguito a una rissa tra bande rivali. Amnesty International ha contato 169 omicidi in questa prigione dal 2007. Maranhão è un esempio di quello che sta succedendo. In tutti gli stati la situazione è la stessa. Abbiamo sovraffollamento, condizioni precarie, rivolte e un sistema di reinserimento inesistente. Oltre 500.000 i detenuti, mentre il sistema è in grado di accoglierne poco più della metà. Oggi il sistema penitenziario manca di 229.000 posti. È un sistema penitenziario. Ammutinamenti e omicidi di diversi detenuti si sono verificati anche nelle prigioni di Urso Branco, nello stato di Rondônia e in quella di Bangu, a Rio de Janeiro. La corruzione del sistema carcerario, come la violenza interna, fanno poi il resto. L'ONU ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per il massacro di Pedrinhas. Questo sociologo è pessimista sulla reale volontà delle autorità a far luce sulla vicenda, una volta che i media non ne parleranno più. L'indignazione internazionale che investe il Brasile porta con sé una buona dose di cinismo. La gente fa propaganda, parla a TV e giornali, ma sul funzionamento del sistema giudiziario e il suo controllo, al momento opportuno, nessuno farà niente. Non esiste la pena di morte in Brasile, il che vuol dire che lo Stato in cui un detenuto è in carcere è responsabile per la sua vita. Lo scorso giovedì il ministro della giustizia ha annunciato un piano di emergenza con 11 misure per affrontare la crisi nelle carceri di Maranhão, che prevede un investimento di 40,5 milioni di euro. In una cella fatta per 36 persone scontano la propria pena anche 300 detenuti, che fanno i turni per sdraiarsi e dormire.